È arrivato il momento di svappare. Svapoweb. Tre punti per ripartire scacciando i fantasmi dei più recenti trascorsi sportivi, sicuramente infausti per i rossoneri. Al comunale di Mugnano torna alla vittoria il Carotenuto, agguantando tre punti contro il Forza e Coraggio, che permettono ai locali di staccare l'ultimo posto in graduatoria grazie anche agli altri risultati maturati finora. Primo tempo che vede la squadra allenata da mister Gargiulo, oggi squalificato, fin da subito protagonista. È del 12° minuto lo scambio infruttuoso tra i fratelli Pastore, mentre il vantaggio arriva a tre giri di lancette più tardi, con Aprea, che si rivela il più lesto di tutti a ribadire in rete gli sviluppi di un calcio piazzato. Lo scossone desta gli ospiti, il vento spinge in avanti gli azzurri del Forza e Coraggio e la punizione di Spasiano, inficiata per l'appunto dal vento, si stampa sulla traversa. Il Carotenuto continua a spingere nonostante il gran spavento e dal 29° Carifi, palla al piede, dribbla due avversari e lascia partire un fendente che vale il 2-0 da Cineteca del gol. Finisce qui il primo tempo del Carotenuto e del Forza e Coraggio prende metri di campo importanti, accorciando le distanze quando scocca il minuto 36. Anche qui la confusione su palla ferma si rivela letale ed il primo a ribadire nella porta presidiata da Capocelli è Lepore. Termina così la prima frazione e nella ripresa i ritmi calano notevolmente. Non c'è più la verve dei 45 minuti introduttivi ed il terzo gol dei padroni di casa, realizzato con una parabola perfetta di Cuomo, smorza gli animi degli avversari, che fanno i conti con l'inferiorità numerica quando a 18 dalla fine Fiscariello riceve la seconda ammonizione a seguito di un tocco di mano per arginare Fiorenzo Pastore involato verso la porta avversaria. 4 minuti di recupero sono pura formalità. Il Carotenuto ritrova la vittoria fra le mura amiche per la gioia dei propri affissionati. Rumorosi ed abili a dare colore al pomeriggio sportivo, ossigeno puro per risalire la china.